Oggi facciamo insieme una ricetta vegetariana, involtini di verza con ripieno morbido e filante. Per prima cosa mettiamo a bollire due patate medie per circa 35 minuti. Intanto puliamo un cavolo verza, togliamo le foglie più dure e esterne e prendiamo quelle più tenere. Laviamo per bene sotto acqua corrente fredda. Lessiamo le foglie di cavolo 3-4 alla volta per 3 minuti. Scoliamo e facciamo asciugare su un canovaccio pulito. Tagliamo della scamorza a striscioline, se volete potete usare anche quella affumicata. Peliamo le patate e schiacciamo. Tritiamo uno spicchio d'aglio e un po' di prezzemolo fresco. Mettiamo l'aglio nelle patate e anche il prezzemolo. Condiamo, le patate con olio, sale e pepe. Prendiamo la foglia di verza e tagliamo la parte più dura. Adagiamo un po' di impasto di patate già condite e al centro mettiamo due striscioline di scamorza. E chiudiamo a mo' di involtino. Per i vegani potete sostituire la scamorza con pomodorini secchi. Per Mettete dell'olio d'oliva in una pirofila da forno e sistemate gli involtini uno accanto all'altro. Un filo d'olio sopra gli involtini, sale e un po' di formaggio, oppure se volete un po' di pangrattato anche senza glutine per chi è intollerante. Andiamo a infornare in forno già caldo a 190 gradi per 10 minuti ventilato e gli ultimi 5 minuti con il grill. Eccoli pronti, leggeri e con un ripieno che scalda il cuore. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ciao!